Questo bellissimo ritratto raffigura il giovane Alessandro Farnese all'età di 12 anni ed è stato realizzato dal pittore fiammingo Anthony Smore nel 1557, quando il duca di Parma, ancora piccolo, si trovava a Bruxelles insieme alla madre Margherita d'Austria. Nel ritratto lo vediamo raffigurato secondo un atteggiamento molto, diciamo, frequente nella ritrattistica spagnola e questo pittore fiammingo riprende il modello del ritratto dello zio Filippo II fatto da Tiziano. Ma ha un atteggiamento, diciamo, descrittivo e di osservazione analitica di tutti i dettagli. Il ragazzo è ripreso diciamo, in un ambiente neutro, senza un fondale, e tutte le attenzioni sono rivolte alla sua posa, ai suoi gesti e al suo abbigliamento. Le vesti sono estremamente eleganti, indossa una calza braga, le cosiddette braghette, cioè questi pantaloni a sbuffo, un corsetto tutto ricamato e al di sopra una mantella di raso nero lucente e rivestita all'interno con della pelliccia che dà imponenza e importanza all'esile figura del giovane duca. Nei gesti vediamo che posa la mano sinistra sull'elsa della spada, che preannuncia già quello che sarà la futura carriera del duca, del giovane duca, che verrà educato all'arte militare in Spagna e diventerà uno dei più grandi generali del Rinascimento. Dall'altra tiene i guanti, che sono un simbolo di eleganza. Anche nello sguardo vediamo che ha questa espressione molto concentrata e probabilmente già preannunciando quello che sarebbe stato il suo futuro. Il dipinto faceva parte delle collezioni Farnese e da Parma venne portato a Roma ed è ricordato negli inventari del 1644 a Palazzo Farnese. Riviene a Parma alla fine, nella seconda metà del Seicento, con tutto il resto delle collezioni che vennero portate nel Palazzo della Pilotta e al Palazzo del Giardino e rimase qui a Parma anche dopo il fatto che Carlo di Borbone, quando divenne duca nel 1734, portò quasi tutta la collezione a Napoli e si trovava a Capodimonte. Quindi questo è uno dei pochi, diciamo, dipinti che restano della collezione Farnese a Parma ed è entrato a far parte delle collezioni della Galleria Nazionale.